Salve, in questo video vi parlerò di free energy, ovvero la possibilità di costruire un motore che produce più energia di quella che consuma. In pratica un motore che si autoalimenta e produce più energia in modo tale che noi possiamo usare questa energia per le nostre comodità quotidiane. Abbiamo mostrato però in un video riguardante i supposti motori magnetici che c'è una legge fisica che si chiama conservazione dell'energia che dice che questi motori non si possano costruire, cioè non è possibile costruire un motore che produca più energia di quella che consuma. Tuttavia alcuni fanno notare che se la legge fisica vale adesso magari un giorno potrebbe non valere più. È un po' difficile perché è una delle leggi fondamentali della fisica, praticamente tutte le altre leggi fisiche si basano su questa e nessuna delle altre leggi fisiche l'ha mai smentita, quindi non è mai stata osservata una violazione della conservazione dell'energia, ma si potrebbe dire qualcuno potrebbe averla violata, qualcuno potrebbe aver costruito con dei pezzi che comunemente possiamo trovare, calamite, pezzi di ferro, circuiti elettrici eccetera, un motore che produce più energia di quella che consuma. Bene, ora vi farò vedere perché questo non è possibile. Vediamo quindi in pratica, non in teoria, superando le leggi fisiche, eccetera, se possa mai essere possibile che qualcuno ha già costruito un motore del genere. L'efficienza ci viene incontro, l'efficienza è il rapporto tra l'energia in uscita e quella in entrata, è proprio quello che noi vogliamo misurare. Abbiamo detto che vogliamo costruire un motore che produca più energia di quella che consuma. Questo rapporto si chiama eta, eta è come efficienza, e nella pratica è sempre inferiore al 100%, cioè inferiore a 1 questo rapporto. Quindi abbiamo un motore, abbiamo un'energia in entrata, abbiamo un'energia in uscita che generalmente è inferiore di quella in entrata. Se l'energia in uscita è inferiore a quella in entrata, questo rapporto è minore di 1, quindi l'efficienza sarà minore del 100% perché ci sarà un po' di energia che si disperde sotto forma di calore, rumore e così via. Ora però noi, di fronte a un'affermazione di qualcuno che dice ho costruito un motore del genere, possiamo crederci oppure come possiamo almeno verificare senza avere il motore sotto mano? Beh, vediamo un po' alla fine che cosa significa questa efficienza e se è possibile costruire una cosa del genere. Vediamo di illustrare il concetto di efficienza. Dunque, io ho questo motore, questo secchiello che è paragonabile al nostro motore ed ho questa energia che ho al 100%. Ora verso questa energia nel secchiello e poi prenderò l'energia in uscita dal secchiello. Vediamo. Metto energia nel secchiello e ho una dispersione. Vedete che ho un po' di dispersione energetica da questo secchiello. Questo succede nella realtà. Quindi riotteniamo un po' di energia in uscita, non ne abbiamo persa tantissima, però è meno di quella che è entrata, quindi abbiamo un'energia in uscita inferiore a quella in entrata, quindi è inferiore al 100%. Questa energia dove è finita? Si è dispersa, avevo previsto questo fatto increscioso, quindi l'energia che si è dispersa dal secchiello è finita inutilizzabile, anche se l'abbiamo raccolta qui per questioni di pulizia, e quindi ovviamente la somma di queste due energie è questa roba qui, l'energia che esce più quella dispersa. Cosa significa quindi che ogni singolo pezzo è come un secchiello col buco? Significa che tutti i pezzi che noi possiamo utilizzare, che possiamo comprare in un negozio di elettronica, in un fedateo, in ferramenta, eccetera, come magneti, circuiti, batterie e così via, hanno un'efficienza inferiore al 100%. Abbiamo bisogno quindi di un secchiello magico,
un secchiello che mettendoci dentro del liquido possa poi in uscita versare più liquido di quello che ha ricevuto. Quindi questi inventori che costruiscono queste fantastiche macchine devono avere almeno un pezzo magico, cioè un secchiello magico. Ce l'hanno questo secchiello magico, vediamo cosa significa matematicamente una cosa del genere. Dunque, abbiamo visto che il singolo pezzo ha un'efficienza inferiore al 100%. 100% si segna 1. Quindi il rapporto tra l'energia in uscita e quella in entrata è inferiore a 1. Quindi un singolo secchiello avrà un'efficienza, diciamo, questo qui, del 90%, quindi 0,9. Se noi mettiamo due pezzi in serie, due secchielli bucati in serie, ognuno dei quali ha un'efficienza inferiore a 1, l'efficienza totale del motore formato da A e B in serie è uguale al prodotto delle due efficienze e, siccome sono due numeri inferiori a 1, il prodotto dei due numeri inferiori a 1 è inferiore a 1. Se noi mettiamo questi pezzi in parallelo, la situazione è un pochino più complicata, ma essenzialmente analoga. Ovvero abbiamo un'energia in entrata che si divide in energia che va in A e in B. L'energia che esce è l'energia che A filtrata dall'efficienza di A più l'energia di B filtrata dall'efficienza di B. Il massimo che si può sperare è che le due efficienze siano uguali a 1, è il massimo che succede, che anzi non succede, e avremo che sopra è A più EB diviso A più EB, quindi uguale a 1. Siccome entrambi sono inferiori a 1, avremo questa somma superiore inferiore alla somma inferiore, quindi avremo un numero inferiore ad 1, quindi minore sempre del 100%. Questo è matematicamente sempre rispetto alla realtà, non abbiamo inventato nulla, abbiamo soltanto trasformato questa definizione di efficienza in semplici calcoli che anche voi potete verificare. Ora dunque, se noi abbiamo questi pezzi che sono in serie, in parallelo, eccetera, li possiamo un po' mescolare come vogliamo, e ogni singolo pezzo ha un'efficienza inferiore al 100%, cioè inferiore a 1, comunque li disponiamo, abbiamo visto che è impossibile ottenere in uscita qualcosa di superiore al 100%. Quindi abbiamo bisogno di un pezzo magico. Questo cosa significa? Significa che in pratica, non secondo leggi teoriche, fisiche, eccetera, ma in pratica chi afferma di aver costruito un motore free energy che produce più energia di quella che consuma non è necessario che debba mostrare l'intero motore, è sufficiente che ci indichi quale possa essere, ad esempio, il pezzo magico che produce più energia di quella che consuma. Basta che ci dica qual è il singolo pezzo. Non c'è bisogno che ci consegni l'intero motore. Tutti i brevetti che sono depositati di teorici macchinari over unity cosiddetti, cioè oltre il 100% di efficienza, sono costruiti da pezzi normali che producono situazioni sempre di questo genere, come abbiamo visto. Quindi chiunque affermi di aver costruito un motore free energy, non c'è bisogno che consegni il prototipo in mano agli scienziati che possono aver costituito la lobby per evitare che venga scoperta una cosa del genere, i produttori di petrolio, l'Enel, ne ho sentite di tutti i colori, ma è sufficiente che ci indichi qual è il singolo pezzo del suo fantastico motore che produce più energia di quella che consuma, perché sicuramente in un negozio di fai da te non l'ha trovato. Grazie.